D'accordo con Paola alla registrazione di questo incontro. Presento Paola Pietrandrea agli studenti che sono qui presenti oggi. In realtà Paola è un nome già conosciuto tra i miei studenti. Insegna scienze del linguaggio all'Università di Lille dopo aver insegnato in altre università, sia francesi sia italiane. Dicevo appunto, alcuni la conoscono già perché il nome di Paola figura e figurerà ancora il prossimo autunno nei programmi di linguistica che organizziamo con il master, figura a proposito della modalità epistemica, che è stata un argomento che è stato al centro dei suoi interessi per moltissimo tempo e che in realtà è anche il punto di partenza, no? La base di questo suo più recente interesse verso il dibattito pubblico e la sua democratizzazione dal punto di vista della linguistica, perché Paola, come scrive, parole molto semplici ma estremamente trasparenti nell'introduzione del suo volume che parla per l'appunto di questo e che è recentissimo. Il dibattito pubblico è fatto di parole e la linguistica studia le parole, mi pare che sia esattamente questa la frase. Quindi questo è il tema della lezione di oggi. Io mi fermo qui e non aggiungo parole inutili, lascio la parola a Paola invece, che ringrazio moltissimo per essere qui. No, io ringrazio te, Egle, per l'invito. Ringrazio le amiche e gli amici che vedo collegati e i tuoi studenti. Allora, io andrei forse direttamente così, nel vivo di questa presentazione. Vediamo intanto se condividendo lo schermo vedete per bene il mio PowerPoint. Ok. Allora, parliamo di che cosa significhi andare verso un'educazione linguistica al dibattito pubblico digitale. È chiaro che faccio immediatamente una premessa e che questo l'intero programma di ricerca che stiamo portando avanti con tanti amici si fa nella scia di un lavoro di educazione linguistica democratica che è stato avviato negli anni 60-70 da Tullio De Mauro, dal gruppo del Gischel e rimane in quella tradizione confrontandosi, noi speriamo dignitosamente, con le novità che hanno rivoluzionato l'assetto del dibattito pubblico, convinti comunque, lo vedremo, che è un po' tornando ai fondamentali che possiamo trovare un modo di orientarci nella grande confusione che in questo momento domina il dibattito pubblico per tante ragioni. Abbiamo parlato di democrazia. La democrazia, per chi la ricorda, poteva intendersi in modi molto, molto diversi. Esiste ancora una tradizione democratica elitista rappresentativa per la quale il dibattito pubblico è un dibattito nel quale vengono presentate delle opzioni in campo e nelle quali queste opzioni possono essere ispezionate, analizzate criticamente perché al momento del voto il cittadino possa scegliere con cognizione di causa chi votare. Esisteva ed è veramente, francamente, morente, una tradizione democratica partecipativa forte che pensava di poter contribuire, di far sì che i cittadini contribuissero al dibattito pubblico, non solo andando a valutare e a scegliere l'operato dei decisori, ma partecipando alla presa di decisioni attraverso una partecipazione attiva al dibattito democratico che passava per lo più per quelli che venivano chiamati una volta corpi intermedi. C'era una tradizione democratica ancora più forte, quella costruzionista, che aggiungeva la necessità di far prendere decisioni, di far partecipare attivamente al dibattito pubblico innanzitutto le persone interessate alle questioni che venivano dibattute. Questa tradizione si è creata essenzialmente in ambito femminista, ma si è estesa rapidamente anche ad altri ambiti, ed è in questa tradizione
che si è teorizzata la necessità di accettare nel dibattito pubblico anche il linguaggio di chi non necessariamente fosse addestrato e sufficientemente capace di partecipare rispettando alcuni codici di civiltà, razionalità, imparzialità. Quale che sia la tradizione, cioè quale che sia il significato che noi diamo alla parola democrazia, diventa comunque chiaro che il dibattito pubblico costituisce un elemento essenziale. La capacità linguistica di partecipare a questo dibattito, più o meno a livello, più o meno intensamente, a un livello o a un altro, è una capacità, una competenza assolutamente imprescindibile perché la democrazia non sia soltanto una forma vuota. Ora, una democrazia perfetta non è mai esistita, un dibattito perfetto non è mai esistito. Il dibattito pubblico tradizionale, diciamo quello che si è creato a partire dalla creazione della nozione stessa di opinione pubblica, è sempre stato attraversato da fenomeni di esclusione e di ingiustizia. C'è stata un'esclusione, una discriminazione sociolinguistica, appunto, nei confronti di chi non era capace di parlare, di tutti coloro che erano portatori di tratti di varietà diverse da quelle ufficiali, e questi fenomeni di esclusione e discriminazione sono stati molto ben descritti da Domenico in Italia, da Bourdieu in Francia, oltre che da tanti altri studiosi. C'è sempre stato, c'è tuttora il fenomeno dell'ingiustizia simbolica che fa sì che non a tutte le categorie vengano riconosciuti alcuni diritti di linguistici, alcuni diritti illocutori, la capacità di dare ordini, di opporre un rifiuto, di imporre un proprio punto di vista. Vengono o autocensurati o censurati nel dibattito quando non sono proposti dalle persone giuste. Ancora una volta, in ambito femminista, per fare un esempio, immaginiamo la nozione di rifiuto che può essere con una grande facilità travisata e reinterpretata a detrimento di chi cerca comunque di esercitarla. Oltre a questi fenomeni di esclusione legati alle relazioni tra i partecipanti al dibattito, sono sempre esistiti e si sono intensificati lungo il corso del Novecento dei fenomeni di esclusione più istituzionale. Il fenomeno del gatekeeping, per esempio, che faceva sì che solo pochi attori potessero decidere chi avesse il diritto di conoscere cosa, creando una fonte di ingiustizia epistemica sistematica. La propaganda che per tutto il corso del Novecento ha usato gli strumenti della manipolazione psicologica, psicanalitica per molti aspetti, adattandola sia ai meccanismi, sia alla pubblicità, sia al dibattito pubblico, pubblicità e dibattito pubblico che per tanti aspetti non fanno che dibattito politico, che non fanno che coincidere, essendoci una mercificazione del discorso politico e essendoci interessi commerciali molto forti a guidarlo. La propaganda ha completamente distorto il dibattito pubblico, per tutto il corso del Novecento. La mercificazione dei flussi di informazione legata al fatto che la stampa fosse di proprietà privata e quindi gestita attraverso le inserzioni in spazi pubblicitari ha contribuito a manipolare in qualche modo i contenuti in funzione di obiettivi più commerciali che non di obiettivi di vera e propria informazione. La menzogna è sempre stato un fenomeno che ha percorso il dibattito politico, ma come fa a osservare Hannah Arendt, nel Novecento si è estesa alla totalità della popolazione. Si è passati da una menzogna di Stato
riservata alle discussioni nelle cancellerie, a una menzogna pubblica imposta all'opinione pubblica. Ora, di fronte a questo stato di cose, che è uno stato di cose che precede l'avvento del web, c'è stata una grande illusione, se dobbiamo decidere di valutare adesso l'esito di questa rivoluzione, o comunque una grande speranza che per il momento non è stata realizzata, e cioè quella di creare attraverso la diffusione di reti distribuite e non centralizzate, reti, parlo proprio di reti di hardware, un sistema in cui non ci fosse possibilità di controllo, e questo sistema era l'internet creato a partire dagli anni 60, in cui non ci fosse appunto possibilità di controllo, ma in cui ogni nodo della rete, ogni server di ogni singolo utente fosse capace al tempo stesso di ricevere e produrre e trasmettere e ritrasmettere informazione. Si è visto con questa possibilità tecnologica la possibilità di dare voce ai senza voce, coloro che venivano appunto esclusi dal dibattito pubblico tradizionale, e questa speranza si è rinforzata con la creazione del web prima e del web 2.0 poi, cioè quella tecnologia che dai primi anni 2000, dal 2006 in particolare, permette agli utenti di produrre e trasmettere contenuti senza doversi preoccupare della manutenzione e la creazione dei siti, la tecnologia che è alla base dei forum, dei blog, dei social network, e che appunto la copertina del Time del 2006 salutava dedicando all'utente la copertina di persona dell'anno, in quanto appunto ognuno ormai, ogni singolo utente, poteva diventare la persona dell'anno sotto la ribalta, capace per la sua sola capacità di persuasione di diventare portatore di nuovi contenuti. Ora, questa è stata in realtà un'illusione. Chiedo scusa, adesso mi organizzo per vedere l'ora. Ok, con il telefono. È stata un'illusione, o comunque è stata una promessa per ora non mantenuta, per tante ragioni che io solitamente, quando faccio questo tipo di seminario nel quale racconto un po' i contenuti di queste mie ricerche degli ultimi anni, tendo a dilungarmi. Oggi siamo tra linguisti e preferirei piuttosto parlarvi di aspetti più linguistici. Vi dico qui semplicemente che questa rete che abbiamo visto nella slide precedente, no? Questa rete distribuita, che doveva essere veramente, immaginate, una tecnologia capace di dare a ognuno dei nodi della rete, quindi a ognuna delle persone coinvolte sulla rete, gli stessi diritti epistemici, in realtà questa rete qui è stata privatizzata. È stata privatizzata da grandi gruppi, da piccole imprese che sono diventati grandi gruppi e che essenzialmente hanno imposto a quella rete un funzionamento basato sul modello economico dell'agenzia di pubblicità. L'agenzia di pubblicità, quindi, che in qualche modo ci spinge innanzitutto a ci fa sì che noi clicchiamo il più possibile spazi pubblicitari presentati in rete, tenendoci in rete e quindi attirando la nostra attenzione, ma anche portandoci dei contenuti adatti, profilati sulla nostra personalità. Tutto questo ha fatto sì che i contenuti che vengono diffusi in quella rete distribuita sono contenuti filtrati, in realtà, filtrati e personalizzati, e che hanno portato inevitabilmente le comunità web a segregarsi
e quindi ad estremizzarsi e quindi in qualche modo a polarizzarsi, semplificando drasticamente i termini del dibattito. A tutto questo si è aggiunto un fenomeno, cioè Gabriele Marino qui, che parla di totemizzazione della viralità. La viralità è per questo modello economico chiaramente un valore in sé, perché permette di mantenere l'attenzione di milioni di utenti, cioè tutti quelli che sono capaci di, che sono pronti a, a ritrasmettere un contenuto virale. Ma la viralità è diventata un totem in sé, un valore in sé, e viene quindi ricercata attraverso espedienti linguistico-comunicativi che portano necessariamente alla ipersemplificazione, se non al sensazionalismo particolarmente riuscito quando si tratta di fake news e di deepfake. A tutto questo, cioè tutta una serie di fenomeni che si creano e si innescano in maniera un po' meccanica alla ricerca di un ideale, di un beneficio economico, si aggiunge proprio la malevolenza della propaganda computazionale, quella che insomma stiamo vedendo chiaramente in questi tempi di guerra, ma che è stata preceduta comunque da decenni di guerra, di ciberguerra, di guerra comunicativa, in cui si crea intenzionalmente o una manipolazione o addirittura una disruzione del dibattito pubblico con l'intento preciso di indebolire lo statuto delle democrazie e comunque del dibattito pubblico. Tutto questo quindi ha portato a un grande disordine dell'informazione e globalmente non ha risolto il problema di ingiustizia epistemica, di ingiustizia simbolica che caratterizzava tutta l'epoca precedente all'avvento del web. Si aggiunga però che il web, lo vedremo adesso quando andremo nella parte più linguistica, ha di per sé delle caratteristiche socio-semiotiche e anche linguistiche che lo rendono particolarmente complesso da approcciare. Quindi alle difficoltà legate alla esclusione tradizionale si sono aggiunte tutta una serie di difficoltà che hanno fatto sì che l'analfabetismo funzionale, che qui viene più o meno definito nelle parole del PIAC, cioè come quella incapacità, probabilmente bene leggerlo, di orientarsi in testi fitti o lunghi che includano pagine multiple di testo continuo, discontinuo o misto, di capire testi complessi o strutture retoriche, di navigare in testi digitali articolati, quindi di identificare, interpretare o valutare una o più parti di un'informazione, fare inferenze, costruire significati basandosi su ampie porzioni testuali o eseguire operazioni in più fasi per identificare e formulare risposte e soprattutto ignorare contenuti. Ora, l'analfabetismo funzionale, se era una condizione che impediva un accesso alla cultura tradizionale, diventa una condizione completamente invalidante se si vuole e se il dibattito pubblico si sposta interamente nella complessità del web. Nella complessità del web, dove, come lo vedremo, le capacità richieste per orientarsi nel ginepraio della comunicazione online sono particolarmente raffinate. Non solo, c'è un elemento, tu dicevi prima, Egle, sì, il dibattito è fatto di parole, però il dibattito digitale, io di questo me ne sto rendendo conto più recentemente, anche dopo, no, aver pubblicato il libro, il dibattito digitale non è fatto solo di parole, è fatto anche di programmi, di algoritmi, di capacità di gestire una retorica online, che è una retorica specifica e che dovrebbe essere una retorica a cui tutti possano accedere autonomamente. Eppure, oltre e quindi che richiederebbe un'alfabetizzazione digitale abbastanza come dire, avanzata, alfabetizzazione dalla quale penso che molti dei presenti, me compresa, sono almeno a un certo livello esclusi. Quindi all'analfabetismo funzionale, di cui tanto si è parlato, si aggiunge anche l'analfabetismo digitale, che riguarda in Italia, io credo che sia sottostimato questo dato, il 64% della popolazione.
Quindi la situazione diventa particolarmente drammatica se si pensa che la totalità del dibattito pubblico ormai è trasferita online, i giornali non si leggono più, le sedi di partito non esistono più, le associazioni fanno fatica a sopravvivere. Vedo Anna Fava che con me ha fatto parte di alcune associazioni che hanno fatto fatica a sopravvivere, insomma, nota autobiografica per salutare Anna. Quindi è chiaro che la situazione è particolarmente drammatica ed è una situazione che richiede con urgenza che si arrivi a proporre un sistema di educazione linguistica al digitale. Educazione linguistica qui appunto vedo nel video Rossana Ciccarelli che lavora con noi nell'osservatorio Olindinum di osservazione del dibattito linguistico numerico online, educazione che non esiste, parlo di Rossana che ha studiato da vicino queste questioni, non esiste assolutamente nei curricula scolastici e che è lungi dall'essere implementata. Come arrivare a orientarsi? Qui mi piace citare il nostro antico maestro Tullio De Mauro, il quale di fronte a un'altra rivoluzione, no? Quando si parlava ancora di nuove tecnologie, non di rivoluzione digitale, diceva comunque già, fatemi vedere in che altro modo noi possiamo fronteggiare gli aspetti nuovi di questa situazione, se non rafforzando e affinando le nostre capacità di controllo della produzione e della ricezione, cioè rafforzando la nostra capacità di mobilità nello spazio linguistico e la nostra capacità di controllo delle diverse modalità di uso delle lingue diversificate a seconda dei canali ricettivi e produttivi attraverso i quali possiamo e dobbiamo muoverci. Ora, frase scritta nel 98 è di totale attualità, cioè non possiamo che fronteggiare questi aspetti nuovi tornando a rafforzare capacità, competenze di controllo della lingua molto classiche. Come farlo? E che cosa significa questo? Questo chiaramente può significare cose completamente diverse, no? Può significare studiare meglio la grammatica. Può significare dare a tutti una conoscenza formale della lingua, oppure può significare, a seconda della concezione, e in questo i linguisti hanno una posizione da prendere, che è teorica, ma anche di responsabilità civile, presentare una concezione della lingua teorica che sia più o meno densa di altro. E qui mi piace di nuovo citare De Mauro che diceva, seguendo Saussure, che la lingua non è solo un sistema semiotico, o meglio, è un sistema semiotico sì fatto da includere in sé come elementi funzionali formalmente rilevanti la massa parlante e il tempo, e cioè la rete dei rapporti socio-pragmatici e storico-culturali entro cui, secondo il grande, spesso sottaciuto, insegnamento di Saussure, essa si colloca e vive. Parlare una lingua significa saper parlare una lingua e quindi insegnare a parlare una lingua significa insegnare a vivere in un sistema semiotico nel quale il tempo in cui la lingua si colloca e la massa parlante e l'insieme di rapporti sociali e pragmatici e storico-culturali in cui questa lingua si colloca siano conosciuti, noti e descritti ai discenti, alle persone che questa lingua imparano ad usarla. Tutto questo significa creare una consapevolezza. Una consapevolezza, chiedo scusa, faccio una nota perché De Mauro ha sempre nei suoi vari scritti dato per scontato che quel sistema socio-semiotico è un sistema socio-semiotico percorso da ingiustizia, tant'è che non ha fatto altro che cercare di raddrizzare questa ingiustizia, ma che quel sistema socio-semiotico, che la lingua fosse percorsa da rapporti di potere, da diseguaglianze, è stato teorizzato in maniera
in maniera molto esplicita da Don Milani in Italia, a cui appunto nella traduzione italiana De Mauro si riferiva spesso, in Francia da Bourdieu, da Foucault e da tutta la tradizione dell'analisi del discorso, Verklau per primo, fino a Van Dyck, in ambito anglofono. Ora, questo lo dico a beneficio degli studenti, un'educazione linguistica quindi è un'educazione alla lingua, concepita come un sistema sociosemiotico complesso, percorso da rapporti tra gli esseri umani, rapporti con le istituzioni, ma anche rapporti di potere e fonti di discriminazione e ingiustizia. Ora, per creare un'educazione, per andare verso un'educazione linguistica in senso proprio, c'è bisogno di creare consapevolezza. Non c'è bisogno di censura, e comunque sarebbe inutile, la censura è una tentazione molto forte di questi tempi, ma è inutile e comunque non contrasta la sproporzione di potere di quelli che si vorrebbero censurare. Non c'è bisogno di autocensura, c'è bisogno di consapevolezza, e la consapevolezza, se la concezione della lingua è quella che abbiamo appena descritto, è una consapevolezza di tante cose. Innanzitutto di consapevolezza delle difficoltà che sono inerenti ad ogni processo comunicativo, anche quello condotto, come dicono i francesi, nella più totale bienveillance, i processi comunicativi in cui nessuno vuole ingannare nessuno. Sono processi che per lo più falliscono. Una consapevolezza dello spazio linguistico che abitiamo, una, se dobbiamo parlare di consapevolezza del dibattito, insomma, una consapevolezza linguistica di quello che accade in rete, abbiamo bisogno di una consapevolezza della struttura socio-semiotica della rete, che è una struttura inedita, e delle conseguenze che quella struttura ha sulle modalità di ricezione e produzione del discorso. Poi più banalmente dobbiamo essere consapevoli di qualcosa di cui in tempi di epistemocrazia spinta abbiamo un po' tendenza a dimenticarci, e cioè che i discorsi sono tanti e vari e che non tutte le cose, non tutti i discorsi hanno la stessa funzione. Ci sono tanti tentativi sempre di questi tempi che si inseriscono in un ambito tecnocratico generale o epistemocratico generale che ci dicono: ma perché non cerchiamo di usare il linguaggio della scienza per essere sicuri di arrivare alla verità? E allora la risposta è stata data millenni fa, e la risposta è che in realtà, diceva Aristotele, solo l'ignorante può pensare una cosa del genere, perché la verità che viene svelata per dimostrazione, la verità della scienza, è una verità epistemica, ma ci sono il discorso parlato ha verità diverse, lo vedremo. La verità pratica non è vera o falsa, è più o meno verosimile, più o meno plausibile, più o meno appropriata, e questa non si raggiunge attraverso la dimostrazione, ma si raggiunge attraverso un'argomentazione retorica. Vedremo che significa. C'è un altro elemento, vabbè, lo stile, Rossana ne ha parlato tanto in un seminario recente, poi magari facciamo parlare Rossana dello stile, interrogate lei. Io oggi non mi trattengo sullo stile, che è pure una cosa molto importante, però c'è da ricordarsi che quando si parla si fanno essenzialmente tre cose, no? Si riferisce, si parla di qualcosa, si dice qualcosa a proposito di quello di cui si parla, cioè si predica, e poi si crea una coerenza tra le varie predicazioni che vengono proposte. Avere banalmente consapevolezza di questo, e a dare consapevolezza di questo, lo dico per i linguisti, è una certa concezione della lingua e della linguistica, stavolta non formale ma azionale. Ad avere coscienza di questo, si hanno dei punti di riferimento molto chiari per orientarsi nel grande disordine dell'informazione. Si ha la possibilità, per esempio, di identificare le manipolazioni che si stabiliscono ai vari livelli. E infine, per avere una
consapevolezza di che cosa significa usare la lingua online, bisogna avere anche la consapevolezza delle conseguenze della struttura della rete sull'amplificazione delle manipolazioni. Ora, discorso per ora un po' astratto, riprendiamo passo per passo. Abbiamo detto innanzitutto bisogna essere consapevoli del fatto che non capirsi è normale, no? Ho parlato di difficoltà inerenti ad ogni processo comunicativo. Non capirsi è normale per tante ragioni, ma c'è una ragione semiotica profonda, e cioè che esiste uno scarto che non è possibile compensare tra l'infinita mutevolezza della realtà e la finitezza dei mezzi linguistici che noi abbiamo per rappresentarla e la finitezza delle capacità linguistiche del parlante. Inevitabilmente questo scarto fa sì che sia impossibile che due persone diano lo stesso significato alle stesse parole, se non attraverso un lungo e faticoso processo di negoziazione di quello che stanno dicendo. Avere consapevolezza di questo già permette di evitare tutta una serie di difficoltà. Avere consapevolezza del fatto che i parlanti non sono consapevoli di questo, sono estremamente egocentrici e pensano che ognuno degli altri dia qualunque parola lo stesso significato che gli viene dato. La stanchezza che può essere parte integrante della comunicazione fa sì che, o l'emozione, stati biologici, fisiologici, fanno fallire le discussioni. E poi c'è una violenza intrinseca, no? Insita nell'umano, che fa sì che la discussione sia usata anche per ferire, anche per far male. Capire tutto questo, capire che tutto questo è fisiologico, è la prima base per poter fare i passi successivi di orientarsi nel disordine informativo. Capire che lo spazio linguistico del web è un luogo particolarmente propizio per il disordine comunicativo per ragioni strutturali e per ragioni socio-semiotiche è qualcosa di assolutamente fondamentale e sulla quale vorrei fermarmi anche e soprattutto a beneficio degli studenti. Ora, lo spazio socio-semiotico, cioè lo spazio linguistico del web, non è una varietà diamesica, come a volte si dice, non è una cosa alternativa allo scritto e al parlato, è un vero e proprio universo socio-semiotico che non era mai stato realizzato, che non esisteva e al quale quindi noi non siamo veramente educati. E innanzitutto, ecco, forse avrei messo volentieri questa, se avessi avuto più prontezza, questo elemento è innanzitutto un luogo che noi abitiamo in condizioni di fruizione estremamente precarie. Quando noi siamo online, siamo distratti essenzialmente, facciamo altro essenzialmente e quindi leggiamo e scriviamo distrattamente. Leggiamo e scriviamo pensando di stare parlando per lo più, specie se siamo sui social, e di fatto scrivendo, quindi trovandoci a scrivere da parlanti e a leggere da lettori e quindi creando una serie di malintesi che si innestano su questa ambiguità. È un ambiente che è intrinsecamente multimodale, lo sta diventando sempre di più, nel quale noi dobbiamo essere capaci di tenere presente e decodificare tanti codici insieme. La produzione che abbiamo sui social è, come la produzione del parlato, una produzione non pianificata, abbastanza estemporanea, però non è evanescente, fa corpus, rimane, e quale che sia il diritto all'oblio di cui possiamo cercare di rivendicare, rimane e richiede una responsabilità. Normalmente sui social si scrive in un contesto che è pubblico, perché sui social è pubblico, ma anche privato, perché magari scriviamo dal gabinetto, no? Per citare grandi opere. Gli scambi che avvengono sui social sono scambi sincroni, perché ci si parla e spesso ci si risponde online, ma sono anche asincroni, perché molto spesso lo scambio
specie per noi più anziani che usiamo ancora quei social in cui tutto quello che viene detto rimane scritto. Ecco, molto spesso una conversazione avvenuta in maniera estemporanea, sincronica, 10 anni fa, viene ripescata e riletta da qualcun altro, senza che noi scriventi ne abbiamo consapevolezza. Noi spesso quindi non sappiamo a chi stiamo scrivendo, e anche quando lo sappiamo, non sappiamo a quante persone stiamo scrivendo, a una, a 10, a 100, a 1000, non è dato in partenza saperlo. Ci sono poi, vado su questi ultimi due elementi, delle condizioni sempre linguistiche, strutturali, i cambi di topic su una piattaforma online non sono né regolati da prassi né segnalati. Quindi la divagazione è qualcosa di estremamente corrente. E i messaggi sono messaggi ipertestuali. Si clicca su un link, si passa da un testo all'altro, creando una frammentazione del discorso particolarmente importante e particolarmente difficile da gestire. Non solo. Le comunità di discorso, le comunità web sono delle comunità molto labili, tenute insieme solo dalla parola scritta, e sono quindi comunità che tendono a uniformarsi quanto più possibile e a criticarsi il meno possibile, salvo poi essere fatte esplodere dal troll, dall'hater, da chi sta lì per farle esplodere o semplicemente dalle difficoltà di comunicazione. Ma c'è una sorveglianza su quelle, sorveglianza epistemica, una sorveglianza di quanto viene detto su quelle comunità, in quelle comunità molto basse, un tentativo di aggiustarsi gli uni agli altri in continuazione che favorisce il malinteso, perché appunto si parte dal presupposto per far vivere quella comunità che in realtà sì ci si intenda quando non è possibile che sia così, specie tra sconosciuti. Esiste poi una confusione molto più culturale tra quello che è partecipazione e quello che è interazione. Molto spesso, partecipando a una discussione sui social, si pensa di avendo interagito in una discussione sui social, si pensa di aver partecipato al dibattito, quando in realtà i social in particolare non sono creati per cambiare qualcosa, non sono creati per sintetizzare e portare una parola alle orecchie del decisore e influenzarne così la decisione. Quindi le varie interazioni rimangono spesso lettera morta. Ora, tutti questi elementi, e ce ne saranno altri che probabilmente mi saranno sfuggiti, ma già tutti questi elementi sono elementi che rendono particolarmente complessa la discussione che può avvenire online. E immaginate quanto possa essere complessa per chi è già analfabeta funzionale di suo, su un testo, cioè ha difficoltà ad orientarsi su un testo, su una pagina scritta, una pagina cartacea e non digitale. Allora, per ritornare al discorso, dobbiamo avere consapevolezza delle difficoltà inerenti ad ogni processo comunicativo, dello spazio linguistico, della struttura sociosemiotica della rete, del fatto che i discorsi sono tanti e vari, lo ha un po' accennato prima, e che quindi non è la stessa cosa costruire un discorso epistemico per parlare di scienza o costruire un discorso pratico per parlare del da farsi. Non si può usare la stessa retorica, la stessa argomentazione e gli stessi dispositivi di persuasione. Quindi la soluzione epistemocratica non è una soluzione, chiaramente, in questo ambito. Bisogna poi, e lo accennavo prima, sapere cosa significhi riferire, cosa significhi predicare, cosa significhi discorrere, argomentare, cosa siano il riferimento, la predicazione, il discorso.
Questa parte qui della mia presentazione è una parte più tecnica, nella quale prima di lanciarmi, forse, non so, non so se è il rituale, però dato che sto per passare a una parte più tecnica, forse se qualcuno vuole già farmi qualche domanda sulla prima parte, in modo tale da riposarci anche. E attaccare poi la seconda parte che appunto mi piace presentare a voi, ma è che richiede un po' di attenzione. Non so se c'è già qualcuno che vuole chiedermi qualcosa. Va benissimo, vediamo se ci sono domande, anche semplici richieste di Sì, chiarimento. anche certo. Semplicemente ti facciamo un minuto preciso di pausa. Stavo riflettendo mentre ti parlavi, non è una domanda, è una riflessione così. Una riflessione innescata naturalmente dalle cose su cui sto lavorando, no? Tu hai parlato tanto di analfabetismo funzionale, quindi complessità della fruizione, dell'uso, però io penso anche ai nuovi analfabetismi che non sono funzionali, no? Perché sono analfabetismi in senso stretto, che sono una caratteristica abbastanza importante percentualmente delle nuove migrazioni, per esempio, Certo. no? Persone che comunque vivono nel web, no? È chiaro. Fruiscono degli stessi strumenti con competenze di lettoscrittura risicatissime, che spesso proprio si costruiscono anche sul web, no? Quindi è. Certo. Sì, io avevo qualche dato perché se lo ritrovo, è impressionante l'analfabetismo, la sopravvivenza dell'analfabetismo tout court. In epoca contemporanea e queste persone sono sul web e queste persone di solito usufruiscono del web tramite grazie alla caratteristica del web 2.0 di creare dei formati preconfezionati, i quali condizionano inevitabilmente il modo in cui si comunica, il modo in cui ci si propone, la propria retorica, il proprio modo di porsi nei confronti dell'altro, senza che ci sia il benché minimo controllo su quello che si fa. Quindi, e questo, no, moltiplicato milioni e milioni di utenti, perché si tratta di fenomeni che sono fenomeni universali. Quindi sì, assolutamente sì. Ora il dato qui non lo ritrovo così, ma insomma si parla di centinaia di milioni di persone. Sì, esattamente. Sono completamente, che sono sul web e che sono escluse. Cioè, se si vanno a intersecare i dati della presenza sul web, specie per fasce d'età, e dell'analfabetismo tout court o dell'analfabetismo funzionale, si trova che effettivamente una larghissima parte degli utenti non ha le capacità per stare in rete. Non so quanto all'interno o all'esterno di questa percentuale, poi ci sono tutti quelli che, questo è qualcosa che ripetiamo continuamente con Gabriele Marino, tutti quelli che degli analfabeti funzionali che prendono in giro gli analfabeti funzionali, tutti quelli che li deridono come se fosse una colpa, no? Come se fosse. Creando quindi oltretutto anche oltre all'inadeguatezza anche fenomeni di esclusione ulteriore, insomma, cioè, di democratico in tutto questo veramente non c'è niente, non c'è assolutamente niente. Se non lo so, se non ci sono richieste di chiarimento, forse riattacco. A ricordare che quando si parla, innanzitutto si fanno tre cose. Appunto, ci si riferisce a qualcosa, si fa un'operazione di riferimento, si dice qualcosa a proposito del nostro riferimento e poi si crea un discorso più o meno coerente. Ora, ognuna di queste operazioni è un'operazione che è sociale, innanzitutto. Non è un'operazione solipsistica. Dice Michel Charol, che è un altro linguista
del discorso con cui ho avuto il piacere di lavorare negli anni passati, studioso del riferimento, che perché una parola abbia un riferimento non basta la parola. Io se dico gatto non sto riferendomi a nulla, sto semplicemente evocando l'immagine del felino. Perché una parola abbia un riferimento occorre che essa sia usata in un processo intenzionale che permetta a un parlante, in un contesto preciso, con l'accordo più o meno tacito dei suoi interlocutori, e questo è molto importante, con l'accordo dei suoi interlocutori, di indicare un'entità esterna al linguaggio e introdurla nel discorso. Non c'è riferimento se non c'è l'intenzione di usare le parole riferendosi a qualcosa e se non c'è accordo nel considerare l'esistenza di una corrispondenza tra la parola usata e l'entità del mondo che si vuole portare nel discorso. Il riferimento è un'operazione sociale ed è un'operazione necessariamente imperfetta. Perché? Perché l'abbiamo visto prima, tra la realtà e la lingua esiste uno scarto non aggirabile. E questo scarto fa sì che nella lingua si usi vaghezza, si usi parzialità, si usi ambiguità. Vaghezza significa che non si è mai abbastanza precisi da rappresentare la realtà nella sua totalità. Parzialità significa che inevitabilmente le cose vengono presentate da un punto di vista, banalmente anche da un punto di vista spaziale. Io in questo momento vedo una sedia dietro a un tavolo e chi fosse dall'altra parte del giardino vedrebbe un tavolo davanti a una sedia. Inevitabilmente c'è un punto di vista nel modo in cui si rappresenta la realtà. Esiste poi un fenomeno, il fenomeno che ci permette di parlare, cioè che le parole sono intrinsecamente ambigue, cioè capaci di avere significati diversi. E per arrivare a intendersi e quindi di parlare della stessa cosa, no? Come si dice comunemente, noi possiamo contare sulla plasticità dei significati linguistici, cioè sulla loro adattabilità, sul fatto che possiamo accettare che le parole cambino significato anche situazione per situazione, allargandosi, andando a estendere il significato, adattandolo a una determinata situazione. Noi dobbiamo poter contare sull'attitudine, all'accomodamento dell'interlocutore, cioè alla sua volontà più o meno inconsapevole di accettare che una certa caratterizzazione che viene data di un certo referente possa far parte del sapere condiviso, del common ground, possa essere accettata dall'interlocutore stesso. La possibilità di negoziazione metalinguistica, che è la cosa più importante, cioè la capacità di fermarsi, è quello che ho cercato di fare con poco successo un attimo fa, di fermarsi mentre si parla per cercare di dire ci stiamo capendo. E se non ci stiamo capendo, cos'è che non ci permette di farlo? Come facciamo a arrivare effettivamente a dare quasi lo stesso significato alle stesse parole? Quindi avere consapevolezza che dire qualche nominare, che fare riferimento a qualcosa sia già intrinsecamente una operazione sociale, ci permette di metterci in guardia da tutta una serie di manipolazioni possibili che possono esserci in questa operazione e che vedremo tra un attimo esistono in questa operazione e esistono in particolare sul web. Parliamo della predicazione. La predicazione, dire qualcosa a proposito di qualcos'altro, noi la possiamo intendere banalmente, come nella tradizione platonica, come l'operazione compiuta dal predicato, no? Un verbo ci dice qualcosa di qualcos'altro. Ma già Aristotele diceva che è predicazione qualunque relazione tra un apporto e un sostrato. La fine del secolo scorso, il linguista russo Igor Melciuk e Alan Polguera, il suo collaboratore, hanno proposto questa nozione di predicato molto larga, che poi è la nozione che hanno i logici per molti aspetti, nella quale qualunque elemento linguistico che attribuisca proprietà o che designi delle relazioni viene considerato un predicato.
cioè che sia un verbo, un aggettivo, un avverbio, un marcatore del discorso, un connettore. Perché questo è importante per quello che ci diciamo? Perché noi predichiamo non solo quando diciamo qualcosa a proposito di qualcos'altro attraverso un verbo, ma predichiamo in continuazione. Predichiamo attraverso gli aggettivi, predichiamo attraverso gli avverbi, predichiamo quando, attraverso i marcatori del discorso, predichiamo quando connettiamo due discorsi insieme. E questa operazione di predicazione che io chiamo pervasiva, che è ovunque, molto spesso è nel background dell'informazione, non viene presentata, messa in avanti come un verbo. Quindi è già più difficile da ispezionare, da criticare, da riconoscere. Ma poi è spesso, e in questo il lavoro che fa Edoardo Lombardi Vallauri è particolarmente prezioso, è spesso implicita la predicazione. Viene vissuta, viene veicolata attraverso presupposizioni, attraverso implicature o attraverso la mancata espressione delle evidenze, della certezza, quando noi consideriamo che anche esprimere le fonti, dire perché sappiamo qualcosa o quanto siamo sicuri di qualcosa, siano forme di predicazione. Molto spesso, per ragioni di economia banali, la predicazione è un elemento che rimane implicito e che quindi, diciamo, o raramente, cioè in una piccola parte viene messa in evidenza attraverso un verbo, per lo più è in background, a volte è proprio implicito, quindi è un'operazione che sfugge alla vigilanza epistemica degli interlocutori puntualmente, e di questo dobbiamo essere consapevoli. Quindi consapevoli del fatto che, per intendersi su quello di cui ci si mette d'accordo, che il riferimento è sociale, essere consapevoli del fatto che la predicazione è spesso implicita, dobbiamo poi ancora essere consapevoli appunto che solo un'attenta vigilanza epistemica, la possibilità di nuovo di interrompere il nostro interlocutore e chiedere chiarimenti, spiegazioni, esplicitazioni, indicazioni della fonte, ci permettono di evitare il disordine nella comunicazione delle predicazioni. Cioè la normalità è questa, la normalità è non capirsi, la normalità è cercare di bloccare e chiedere. Poi bisogna essere consapevoli di un terzo elemento, cioè che mettere una predicazione dietro l'altra non è per niente una cosa banale, che un discorso in quanto tale è un sistema molto complesso nel quale si riconoscono elementi diversi, cioè il contesto situazionale, il contesto di quello che viene detto e la dimensione intertestuale, cioè l'insieme di tutti i discorsi che sono intorno a quel discorso nella cultura condivisa e che inevitabilmente in quel discorso finiscono. Ora, il discorso è qualcosa di estremamente potente, è qualcosa di estremamente difficile da maneggiare, è qualcosa che non possiamo non capire. I discorsi, tutta la pragmatica ce lo insegna, possono non solo descrivere, ma anche arrivare a modificare attraverso i performativi delle situazioni di enunciazione, creano la realtà. I discorsi richiedono, per essere riconosciuti come tali, che ci sia una coerenza semantica, cioè che si parli di isotopia, che si parli di cose che hanno una coerenza l'uno con l'altro, che ci sia una coerenza illocutoria, cioè che quando si apre bocca si sappia dove si vuole andare a parare, che cosa, perché si vuole, si sta facendo quel discorso, e richiedono una coerenza retorica, richiedono che i vari elementi del discorso siano connessi l'uno con gli altri. Bisogna avere poi consapevolezza del fatto che la dimensione intertestuale è ovunque nei discorsi, che la grandissima parte dei discorsi, in particolare di quelli che avvengono nello spazio pubblico, ma non solo, sono fatti di citazioni di altri discorsi. E che la consapevolezza dell'esistenza della dimensione intertestuale della citazione ad altro è indispensabile per la comprensione. La dimensione discorsiva in tutta questa sua complessità è imprescindibile per capire un enunciato. Un enunciato non si capisce al di fuori di questa
complessità. E la complessità, appunto, è qualcosa che è difficile da gestire. Ora, il riferimento, predicazione, discorso vanno incontro a manipolazioni, al fatto che si giochi sulla necessità di una certa economia e quindi di una scarsa esplicitezza delle operazioni di riferimento, predicazione, di costruzione discorsiva, per più o meno intenzionalmente, spesso più intenzionalmente che altro, arrivare a introdurre eccessiva vaghezza, eccessiva parzialità, degli amalgami, e quindi a manipolare, per esempio, il riferimento, come vedremo, manipolare la predicazione e il discorso. Vi do qualche esempio di eccessiva vaghezza. Noi abbiamo detto, io posso parlare del fatto che c'è il tavolo, no? in giardino, senza starvi a raccontare che è marrone, che è di legno, eccetera, eccetera. Qui siamo in una vaghezza fisiologica. Ma se io, come spesso succede, parlo dei vari governi del passato o dei poteri politici e finanziari esteri in un contesto che dovrebbe essere un contesto ufficiale, io sto eccedendo in vaghezza, sto creando un referente al quale ognuno poi attribuirà nell'operazione sociale di costruzione del riferimento il significato che vuole, sul quale io non prenderò nessuna responsabilità per eccesso di vaghezza, e che però avrà introdotto elementi manipolatori e tossici nel discorso. Si può essere eccessivamente parziali. Certi usi delle metafore, che, contro le quali chiaramente io personalmente non ho nulla, certi usi delle metafore che sono fonte di creazione di conoscenza, possono essere usati in maniera manipolatoria. Su questo so che Gabriele Marino, che ha scritto un articolo contro questa posizione, non è d'accordo, ma quando, diciamo, all'inizio della pandemia i vari capi di Stato hanno usato la metafora della guerra per parlare del Covid, hanno imposto uno scenario nel quale, bellicistico, nel quale alcune delle misure prese, alcuni degli sforzi fatti venivano e dovevano essere vissuti, si invitava la popolazione a viverli, in un'ottica di stato di guerra. Ora, si sarebbero potute usare altre metafore, in questo i colleghi di Liverpool hanno molto lavorato, per esempio la metafora della catastrofe naturale, ed ottenere effetti poi per locutori diversi, per esempio una maggiore coesione tra le popolazioni, piuttosto che in senso veramente, piuttosto che la decisione, cioè l'approccio che c'è stato e che è stato usato in alcune retoriche, penso all'epoca quella di Trump, di sfruttamento della pandemia per fini di guerra, di propaganda nei confronti della Cina. Un fenomeno che abbiamo studiato molto bene con Alessandra Barotto, Caterina Mauri e soprattutto Francesca Masini è il fenomeno delle liste usate per creare amalgami. Quando noi ci riferiamo a Rom, Neri, noi, questo per fortuna non lo facciamo tutti, quando l'estrema destra si riferisce a Rom, Neri, immigrati e poveri, a clandestini e terroristi, a gay, lesbiche, transessuali, a coglioni, scafisti, ONG, buonisti, eccetera, sta usando il fenomeno, diciamo, il dispositivo sintattico della lista, che è un dispositivo di creazione iperonimica, che abbiamo studiato molto bene, lo stesso dispositivo che ti permette di dire, ma in quel vassoio, cioè, era pieno di brioche, pastarelle, eccetera, cioè di prodotti di forno, viene usato quello stesso dispositivo per introdurre un referente che esiste solo nel discorso. Cioè, che cos'è un elemento dell'insieme di gay, lesbiche, transessuali, accoglioni, scafisti, ONG, buonisti, eccetera? È, diciamo, in linea generale tutto quello che non è di estrema destra.
tutto quello che è l'altro, ma è una categoria estremamente vasta che viene usata in maniera strumentale per introdurre termini del dibattito politico, facendoli apparire come parte di un referente più generale, che è il referente tutto ciò che è contro la realizzazione del mio benessere. Dispositivo molto tipico particolare dell'estrema destra populista, e che abbiamo studiato con Elena Battaglia in un articolo che è uscito pochi giorni fa e che è quindi ancora disponibile online sul Journal of Pragmatics. La predicazione può essere manipolata attraverso presupposizioni indebite e attraverso insinuazioni o predicazioni infondate. Vi do qualche esempio. Quando, usando un'espressione definita, un sintagma nominale definito, sosteniamo la causa contro le frodi del deep state, noi stiamo dando per presupposto che il deep state abbia commesso delle frodi. In un tweet come questo, una tesi da deep state, no, ha commesso delle frodi a proposito delle elezioni statunitensi. Tutto questo è da dimostrare e invece viene abusivamente dato per presupposto. Su questo il gruppo di Impacts e dell'OPPP di Edoardo Lombardi Vallauri, a nome di Olindinom, lavora moltissimo. Quella che in linguistica chiamiamo un'implicatura, nel linguaggio corrente è chiamata spesso un'insinuazione quando è usata in modo malevolo, no? Quindi l'implicatura classica, lo ripeto per gli studenti, che ora c'è cioè il telegiornale in TV per dire senza dire che è mezzogiorno, può essere usata per insinuare altro. E quindi quando Giorgia Meloni dice Conte e il governo la smettano di lavorare per il proprio ego e provino a guardare fuori dalla finestra, usa due costruzioni sintattiche, smettere di e guardare e provare a, che implicano che Conte e il governo hanno lavorato soltanto per il proprio ego e non guardano fuori dalla finestra. L'insinuazione in questo caso permette di predicare qualcosa senza assumersene la responsabilità. Ci sono poi delle predicazioni infondate. Molto spesso si può predicare qualcosa senza sapere sulla base di cosa, quale fonte evidenziale si predica. Quando questo utente, che fra l'altro si chiama Antani Supercaz, dice non mi piace questo scenario che purtroppo vedo come inevitabile, e sicuramente questo sarà il primo anello di una catena di eventi che causerà la fine dell'euro, bla bla bla, questo sicuramente è un avverbio che viene usato come marcaposto al posto di un evidenziale che dovrebbe spiegarci sulla base di cosa. Quest'utente fa questa predizione, ma non è un evidenziale, è un epistemico che occupa la posizione, fa suonare alle orecchie dell'utente quella frase come una frase fondata, senza che lo sia. Si può manipolare la coerenza, si può manipolare la coerenza in maniera più o meno intenzionale. Quando, per esempio, si fallisce l'obiettivo illocutorio, molto spesso questo accade nella comunicazione sui social, vi dirò tra un attimo, perché gli utenti partono in discorsi che, come viene evidenziato qui, no, chiedo scusa, provavo a evidenziare, non ci sono riuscita, non si capisce che cosa vogliano dire, cioè deviano completamente dal filo del discorso. Questo è qualcosa che succede o perché il parlante non sa restare nel filo del discorso, o perché il parlante ha interesse a
far fallire il proprio discorso. Questo interesse a far fallire il proprio discorso è molto tipico della divagazione, la divagazione che spesso porta, specie nei confronti, nelle discussioni, dei parlanti a non rispondere alla domanda, ma a rispondere altro. Ci sono tanti argomenti più interessanti per gli italiani, per esempio il 2,8% in più all'epoca su luce e gas, ma di che vogliamo parlare? Detto da un parlante che si trova alle strette. Questi sono due casi di incoerenza della predicazione. Ve ne do un altro linguistico. Questo è Juncker, quindi non è l'utente lambda, quando era presidente della Commissione europea, che parlando della migrazione diceva siamo riusciti a compiere progressi concreti. Oggi proteggiamo più efficacemente le frontiere esterne dell'Europa, mettendo l'una dopo l'altra queste due predicazioni. Juncker lasciava intendere che un progresso concreto nelle politiche migratorie dell'Unione Europea dovesse coincidere con una protezione più efficace delle frontiere, senza però dirlo, senza però esplicitamente assumerlo. La decontestualizzazione è qualcosa di particolarmente pervasivo nel web. Vi racconto il caso di Carlo Rubbia, il quale, da bravo scienziato e da bravo retore, si era trovato a dover difendere le ragioni del cambiamento climatico, premettendo, come da consuetudine retorica, che effettivamente dei cambiamenti, questo durante appunto un'audizione alla Camera e Senato, premettendo appunto che dei cambiamenti climatici nella storia della Terra c'erano sempre stati, premessa lunga 8 minuti, ma che i cambiamenti attuali sembrano essere dovuti all'opera dell'uomo. Decontestualizzato i lunghi 8 minuti dell'analfabeta digitale Carlo Rubbia, il quale non pensava di poter essere poi riutilizzato così sul web, sono stati tagliati e sono stati usati per provare che Carlo Rubbia non crede al cambiamento climatico, perché pensa che il cambiamento climatico sia dovuto sia dovuto semplicemente all'opera della natura. Passo sulle fallacie argomentative molto note, molto ben studiate, che sono lo strumento attraverso il quale si fa manipolazione nei contesti argomentativi. Mi fermo un attimo a spiegare un po' perché la manipolazione, che l'abbiamo visto, è qualcosa che, se vogliamo, esiste indipendentemente dal web, nel web, in particolare nei social, viene amplificata. Allora, innanzitutto, il modello economico sottostante alle piattaforme amplifica la circolazione di contenuti eccessivi, e tra i contenuti eccessivi ci sono le metafore abusive e gli amalgami, per esempio, di contenuti intriganti come le insinuazioni o le predicazioni non fondate, dei contenuti ad effetto come l'amalgama, no? Che mette insieme tutta una serie di referenti per creare un iperonimo fantasioso, e il modello commerciale dei social, che in qualche modo promuove la circolazione di contenuti brevi ed efficaci, quindi con predicazioni non fondate, vaghe, che restino quanto più implicite possibile. Le condizioni in cui i social vengono fruiti, i discorsi sui social vengono fruiti, fanno sì che non ci siano le condizioni per una vigilanza epistemica adeguata. La fruizione e la struttura multiloquiale, in cui non si sa in quanti si parla e si può intervenire ad ogni momento nel mezzo di una conversazione, favorisce il fenomeno della divagazione. Questi effetti di comunità, il fatto che le comunità web siano delle comunità che devono tenersi insieme finché possono, fanno sì che ci sia poca resistenza a tutte le caratterizzazioni improprie, tipiche degli amalgami, delle insinuazioni, delle predicazioni non fondate. Il carattere ipertestuale del web, il fatto di poter tagliare e rinviare con un link ad altro, permette la circolazione di contenuti decontestualizzati. E poi esiste il grande
problema che spesso tutte queste tecniche manipolatorie sono ben note a chi fa esplicitamente e intenzionalmente un uso malevolo dei social nelle guerre di propaganda che sui social hanno costantemente luogo e che riguardano non una sfera astratta, ma ognuno di noi che chissà quante volte si sarà trovato a litigare con un bot, discutere con un hater, inconsapevole del fatto che quell'algoritmo, quella persona erano lì solamente per far fallire la comunicazione. Ora, appunto, aggiungo prima di chiudere l'ultimissime considerazioni che sto facendo in questo periodo, cioè che questa consapevolezza è necessaria ma non è sufficiente, perché l'educazione alla linguistica al digitale non può essere solo linguistica, ma deve essere anche digitale. E in questo mi piace riferirmi al filosofo Bernard Stiegler, che è morto da un anno e qualcosa, che di internet diceva che non era neutro, era un farmaco, nel senso greco del termine, cioè di qualcosa estremamente tossico, che poteva però avere anche, se ben usato, la proprietà di curare. E che quindi invitava a immaginare un'educazione al digitale fatta attraverso il digitale. E in questo senso, in questo momento, stiamo lavorando anche con degli amici filosofi, penso a Francesca Piazza in Italia, in Palermo, Emmanuel Damblon a Bruxelles, i miei colleghi Benoît Sons e Webb di Lille, a sviluppare proprio la nozione di una retorica online, cioè una capacità critica e autocritica di ispezionare la pertinenza dell'insieme di strumenti retorici usati rispetto agli obiettivi discorsivi ricercati online e quindi a preparare chi deve essere educato linguisticamente a stare sui social non solo alla elocuzio ma anche alla invenzio, alla disposizio, alla memoria, all'azio. Possiamo discutere, no, di come ciascuna di questi elementi di un dispositivo retorico giusto, pertinente, efficace possa essere lavorato e insegnato. E questo fa sì che l'educazione linguistica non possa non coniugarsi con un'educazione alle pratiche digitali e quindi agli strumenti usati per la scrittura online. Non possiamo continuare a accontentarci di usare quello che le piattaforme ci mettono a disposizione se vogliamo veramente essere padroni della retorica che siamo. E un'educazione alla opportunità di comunicare online. Certe volte è meglio non farlo, comunque non si fa dappertutto. Alla consapevolezza del ruolo che la memoria digitale esercita nel contesto della comunicazione e alla capacità di discriminare i contesti in cui si è prima di agire online. Quindi torniamo ancora una volta a una visione di educazione linguistica come qualcosa di estremamente complesso e multidisciplinare, come era peraltro nella tradizione originaria italiana. Vi do qualche informazione sui lavori che stiamo facendo, i progetti in corso. Olindinom è un osservatorio linguistico del discorso digitale che è animato da me, da Edoardo Lombardi Vallauri, da gruppi di ricercatori. Qui abbiamo, credo, ho visto Rossana e Gabriele, non so se ci sono altre persone, siamo un gruppo di una quindicina di persone che tra l'Italia e la Francia lavora a creare consapevolezza sul discorso digitale. Lo abbiamo fatto in collaborazione con Miriam Boghera a Salerno, proponendo un corso di formazione, di aggiornamento per i docenti delle scuole, partecipare al dibattito pubblico, educazione linguistica per una cittadinanza attiva. Ancora qui sono stati Rossana, Gabriele e Giulia Giunta da docenti del corso e con i colleghi di Palermo, di Bruxelles stiamo creando questa rete internazionale che speriamo di farci finanziare dal CNRS che si chiamerà probabilmente Retorica Online. Mi fermo qui e però non ho fatto la slide nella quale ringrazio come Daria, vedete che appunto le mie pratiche digitali vacillano proprio sull'ultima slide. Vi ringrazio a voce in modo multimodale.
Paola, grazie a te per questo intervento veramente stupendo, molto denso, ma anche estremamente chiaro. Quindi, apriamo il dibattito, magari ci sono domande, assolutamente. Mentre le domande si raccolgono, dico io una cosa, faccio un'osservazione estremamente banale, però mi era piaciuto molto il discorso che facevi sulla vigilanza sistemica, non con la digitale, ovviamente l'osservazione banale è che chiaramente, lo dico per gli studenti, ovviamente questa capacità, no, di interrompere, di controllare il dialogo, no? È una cosa a cui bisogna essere educati naturalmente, no? E molto probabilmente oggi ancora i contesti educativi sono pochissimo attenti a questo, no? Sono più i nostri modelli educativi, che spesso parlo della scuola, sono spesso più tradizionale non interrompere, ascolta, stai zitto, no? È una cosa su cui bisogna lavorare veramente moltissimo. Ma qui rientriamo nell'ingiustizia simbolica, no? Cioè nel fatto che esistono alcuni atti linguistici che sono fra l'altro necessari per la comprensione, necessari per la sopravvivenza, che non sono autorizzati per certe categorie. Allora, se il ricercatore può interrompermi e dire non ho capito, lo studente non può farlo, per tutta una serie di inibizioni sociali alle quali è difficile essere diseducati in realtà, no? Perché, cioè, addirittura l'opposto, come dire, beh, non mi viene la parola, una penalizzazione, una inibizione dell'attività, dell'espressione della vigilanza epistemica. Una castrazione, direi, della vigilanza epistemica. E questa cosa qui, fra l'altro, cioè, se socialmente è poco incoraggiata, sui social diventa praticamente impossibile, cioè diventa folle mettersi a fare vigilanza epistemica sui social. Non si può, ma banalmente perché non è il social il luogo dove si... Qui ritorniamo al discorso sulla retorica, non è lì che si deve discutere di cose che vanno vagliate. Non si può, non è la sede adatta. È bene non avere vigilanza perché il social serve ad altro, serve, è una piattaforma ludica nella migliore delle ipotesi. Beh, Più un bar che un luogo. è un bar dove non si discute, è un bar dove si prende il caffè e basta, si parla di stupidaggini, magari si ride, si condivide, si scherza. Non è un luogo costruito per creare dibattito. Nella migliore delle ipotesi il dibattito fa fino in fondo e rimane lettera morta. Non c'è la mozione a fine dibattito che poi viene fatta risalire e poi viene presentata a qualcuno. Rimane così. Infatti era molto interessante anche quello che dicevi ancora un po' prima a proposito della percezione falsa, no, del dibattito, cioè chi partecipa alla percezione di dare la propria opinione, contribuire al dibattito, ma in realtà appunto non sta facendo nulla di tutto ciò, non sta Esatto. qualche domanda? A proposito di vigilanza epistemica, allora ne approfitto per chiederti un'altra cosa, che anche questa penso che sia abbastanza sciocca, però curiosa. Queste forme, in senso linguistico, manipolatorie del discorso, delle costruzioni utilizzate alla Meloni, che citavi, sicuramente di Antonio, eccetera, sono chiaramente in molti casi, chiaramente appunto assomigliano al sicuramente, comunque credo che siano in molti casi delle strategie consapevoli utilizzate da alcuni per manipolare il discorso, ma forse diventano anche delle forme usate inconsapevolmente, no? Interiorizzate, delle semplificazioni e banalizzazioni di chi non sa maneggiare il mezzo, no? Sto pensando banalmente alle
alle troppe parole di libertà che ci sono state, hanno accompagnato, per esempio, il discorso del Covid, in questi giorni, il discorso della guerra, no? Poi interiorizziamo queste forme e le utilizziamo creando dei discorsi banali, grossolani. C'è il fenomeno del priming che è particolarmente presente. Ora io non l'ho misurato, ma posso fare l'ipotesi che dal momento che tutto quello che viene detto sui social rimane scritto, non viene semplicemente sentito una volta, e quindi dovrebbe. Penso che ci sia una effettivamente, rimane scritto, a volte viene ritwittato e amplificato in maniera artificiale, fa sì che tutti quegli input ai fenomeni di priming, cioè quei fenomeni che fanno sì che si ripetano certe strutture lessicali, sintattiche, in maniera anche più o meno inconsapevole da parte dei parlanti, vengano altrettanto amplificati. E quindi sì, diventa un modo di parlare. Nel disordine dell'informazione confluiscono due elementi, la disinformazione deliberata, ma anche quella che viene chiamata misinformazione, cioè un disordine dell'informazione involontario che è dovuto semplicemente alla maldestra utilizzazione che gli utenti fanno di questi strumenti. E che non ha niente di manipolatorio a livello intenzionale, ma che contribuisce alla incomprensione generale, al disordine generale. In attesa delle domande, forse, come diceva quella Tuzzuleo Paola, sul discorso della, diciamo, come dire, dell'apparente simmetria e orizzontalità del discorso sul web, dove in realtà tu, no, lo dici molto bene nel tuo libro, no? Non è per sempre per parlare del tuo libro, ma effettivamente, secondo me, insomma, lì lo dici molto bene, cioè anche sull'autorità epistemica, no? Cioè nel senso che poi noi pensiamo di parlare tutti alla pari, in realtà sui social avvengono delle pratiche di gerarchizzazione che poi sono dovute appunto alla viralità, come dice anche Gabriele, no? Alle condivisioni, per cui poi non tutte le parole hanno lo stesso peso, no? Cioè non tutte hanno la stessa autorità. E quindi anche quando si dialoga, cioè si subisce in realtà l'autorità che poi è, come dire, condizionata. Da quanti like, per esempio, un commento prende, no? Cioè, no, beh, ti volevo soltanto un po' stuzzicare, in attesa delle domande ti volevo un po' stuzzicare su questa Certo, cosa. la nozione di autorità sui social è una nozione che coincide per certi aspetti con una nozione di viralità. Cioè, più si ha, chiedo scusa, ma continuano a cercare di hackerarmi il conto, più si ha successo e più la posizione viene ritenuta credibile, autorevole per lo più. Ora, questo successo si ottiene attraverso una serie di strategie linguistiche, che sono quella della semplificazione, quella della sensazione, quella del contenuto paradossale. Queste strategie linguistiche molto spesso sono in aperta opposizione con strategie che invece dovrebbero cercare di ridurre quanto più possibile l'incomprensione. Cioè allora, senza scadere nel discorso epistemocratico, per cui dovremmo tutti parlare come si scrivono gli articoli scientifici, o ancora di più le dimostrazioni matematiche, questo non è possibile. Non è possibile e lo abbiamo detto. Però è chiaro che se vogliamo cercare di intenderci, dobbiamo arrivare a dei livelli di esplicitezza che tendano nella direzione di una dimostrazione o di un discorso scientifico. E che quanto più ci si discosta da quell'estremo, tanto più si va verso discorsi più difficili su quale è più difficile intendersi, su quale si richiede più lavoro intendersi. E appunto, però, più si va verso l'estremo di un'esplicitezza, meno like si prendono e quindi meno si è
autorevoli sul web. Quindi inevitabilmente c'è una logica che è una logica che è esattamente contraria a quella che vorrebbe, che c'è quella di una salute del dibattito pubblico. D'altra parte, le piattaforme sono agenzie di pubblicità e hanno bisogno di utenti, hanno bisogno di like, di persone che restino in rete e quindi promuoveranno necessariamente quei contenuti lì e non contenuti più pagati, più espliciti, più intellegibili, eccetera. Sana, prima, visto che hai parlato, prima Paola ti chiamava in causa a proposito di stile. Cosa hai da dire in proposito? No, che effettivamente, diciamo, questo che, come Paola mostra molto bene nel libro e anche adesso ci ha detto questa lezione, cioè questa cosa che è esplosa poi nell'ambiente digitale, in realtà è una cosa che in qualche modo si stava preparando nella politica da tempo, no? Cioè nel senso che se vediamo un discorso di destra o di sinistra, di Togliatti o di Almirante, per esempio, questi in realtà sono esempi che fa Giuseppe Antonelli, no? In questo suo libro molto bello che si chiama Volgare Eloquenza, sono perfettamente riconoscibili come discorsi di destra e di sinistra, cioè nel senso che uno parla di nazione, identità e destra, uno parla di lavoratori, futuro degli studenti, felicità delle persone e sinistra, lo riconosciamo. E poi invece sostanzialmente già da Bossi, gli anni 90, eccetera, poi con la discesa in campo, cioè si è proprio sottratto, cioè lo stile, le parole che erano riconoscibili come parole della politica si sono completamente sottratte a questa riconoscibilità, e si è avuto, cioè per esempio Berlusconi, in realtà non, il partito si chiama Forza Italia, lui scende in campo, c'è un discorso più calcistico che un discorso politico, e attualmente se si sentono i discorsi di destra e di sinistra non sono riconoscibili, perché magari si parla di solidarietà, di benessere, cioè, non sono riconoscibili. Quindi in realtà questo stile, come dire, che è stato poi semplificato, cioè, noi parlavamo in questo seminario di semplificazione, in cosa differisce una semplificazione da un semplicismo? Cioè un conto è che io semplifico un discorso per renderlo democraticamente comprensibile, e un altro conto è se io invece, appunto, come dire, oltrepasso una serie di predicazioni e invece non sto semplificando, sto rendendo semplicistico un discorso per poter manipolare. E questa cosa in realtà, appunto, stava già avvenendo in qualche modo nella politica, e poi tutto l'universo sociosemiotico del web ha totalmente amplificato, e in più le pratiche, come dire, illusoriamente simmetriche, ma di fatto gerarchiche, hanno fatto esplodere questa cosa. Per questo è necessaria, secondo me, secondo noi, è necessario proprio un intervento di alfabetizzazione, no? Cioè, perché da questo punto di vista, io ne parlavo con Paola qualche giorno fa, cioè si sono creati in qualche modo proprio quelli che De Mauro chiamava, a proposito del dialetto, gli sradicati linguistici, nel senso che delle persone che non sono alfabetizzate per questo tipo di discorso, ma neanche noi lo siamo, cioè in realtà è veramente un discorso che forse facciamo insieme alla fine alle persone che cerchiamo di formare, forse un po' ci formano anche loro. Ho visto che c'era una mano alzata. Era la mano di Vittorio Gianfi. Eccomi, mi sentite? Sì, beh, anche troppo. Vittorio, anche troppo. Perché sì, grazie. Ciao Vittorio. Ciao, intanto grazie per la bellissima e interessante presentazione. Mi sentite bene senza troppe distorsioni. Volevo chiederti una cosa, agganciandomi a una considerazione che facevi, e riguarda un po' i limiti della democrazia, chiamiamola così, nella comunicazione digitale, no? Uh-huh. Perché ci sono delle opinioni, chiamiamole opinioni, comunque dei giudizi espressi, per esempio, su temi di salute pubblica, no? Ne abbiamo visti tanti, continuiamo a vederne nel periodo della recente pandemia, che in realtà, appunto, se vengono espresse da persone o da utenti social che hanno un seguito rilevante, possono diventare anche
pericolosi, nel senso che possono produrre degli effetti nocivi nella salute pubblica. Quindi questo è, se, secondo te, è giusto e in che misura è giusto limitare l'accesso e la diffusione, quindi sarebbe anche, per così dire, la limitazione del diritto. È sempre difficile stabilire, non so, l'asticella, cosa si può dire e se un giudizio che dovrebbe essere libero può produrre degli effetti, no? Ci sono dei casi anche in cui mi sono imbattuto io stesso di persone che hanno un seguito social enorme e per esempio si vanno in giro a vantarsi di aver convinto molte persone a non vaccinarsi, no? Per esempio, ecco, sono dei casi espliciti, perché il vaccino ha degli effetti della salute, sulla salute individuale significativa. Il secondo livello, che invece ha a che fare con la mia ricerca attuale, riguarda invece l'educazione linguistica delle persone molto competenti. Attualmente mi sto occupando, diciamo, di analisi linguistica in contesto oncologico e mi sono accorto a un certo punto che il problema spesso, che si pensava fosse più dalla parte, per così dire, dei pazienti, spesso è anche dalla parte dei medici. Ecco, per semplificare estremamente, usano i medici delle parole che pensano neutre, come la parola in questione palliativo, o cure palliative, che in realtà sono nella prospettiva del medico sono dei trattamenti, no? Dei trattamenti che si danno a un certo punto della malattia oncologica, ma nella prospettiva del paziente la stessa parola palliativo si associa a una sorta di rinuncia alla cura, perché appunto se facciamo un'analisi dei profili semantici proprio della parola palliativo, vediamo che la parola palliativo ha per molti pazienti un significato molto affine a vano, inutile, superfluo. Ecco, quindi avremmo a che fare con una sorta di incapacità di comunicazione che riguarda delle persone che in realtà invece sono molto competenti sotto il profilo tecnico. Ecco, se avere anche un parere sulla possibilità, per così dire, di incidere, di essere determinanti verso persone che invece hanno profili anche tecnici, professionali molto elevati, ma che difettano nella comunicazione per questo tipo di ragioni. Grazie. Grazie a te. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, cioè dove mettere l'asticella, allora facciamo una premessa. Io, però, questa è una premessa che non è una premessa di linguista, è una posizione più, diciamo, politica che non linguistica, questa mia. Allora, personalmente ritengo che la censura sia inutile, dannosa, limiti, ponga dei grossi problemi, perché comunque crea una tensione tra un rispetto a un diritto all'informazione, ma anche una limitazione del diritto di espressione. Quindi crea una tensione in sé e quindi è qualcosa di problematico. Diventa qualcosa di assolutamente, a mio avviso, paradossale quando addirittura la censura è demandata e delegata alle piattaforme web, che sono le stesse piattaforme che, seguendo logiche, come abbiamo visto, non c'entrano niente con quelle del bene pubblico, fanno circolare certi argomenti. Chiedere a loro stesse di censurare significa andare a delegare altro potere a questi colossi, queste agenzie che sono private e che hanno scopo di lucro e basta, e che è bene che abbiano e continuino ad avere solo scopo di lucro. Quindi la censura in quanto tale. Detto questo, ci sono due elementi. Il primo è che, lo dicevo in una slide che abbiamo visto un po' di corsa, che tutti i discorsi non sono uguali. È che se l'opinione è decisamente nel discorso pratico, si può dire che non è possibile dire quello che è vero e quello che è falso, in un discorso epistemico come quello su
questioni di salute pubblica, la nostra civiltà, la nostra cultura si è dotata comunque di protocolli che fanno sì che un vaglio ci sia per poter distinguere qualcosa che si approssimi di più a quello che una comunità può almeno in un certo momento considerare più vero di altro. Parlo, no, del discorso scientifico, del protocollo scientifico, della pratica della scienza e anche della circolazione dei discorsi scientifici. In materia di vaccino è lì che si deve discutere. In maniera di applicazione di misure iniziative per il contenimento della diffusione del virus, lì siamo in un'altra materia che non è epistemica, ma che è un discorso pratico al quale è bene, è giusto e importante che chiunque contribuisca col suo punto di vista. Quindi ci dovrebbe essere non una sanzione, ma un'attenzione particolare quando il contenuto è epistemico. E in un mondo ideale, una diffusione di una cultura critica permetterebbe agli utenti, ai cittadini, di non cadere nella trappola di un discorso epistemico usato in maniera completamente soggettiva. Questo è il mio punto di vista, che ovviamente è un punto di vista un po' angelico, perché è chiaro che questa cultura non c'è. E però continuo a pensare che non sia la censura la risposta. Ecco. L'altra cosa che mi chiedevi sulla cosa ne penso del discorso dei tecnici, il discorso dei tecnici, anche lì rifacciamo di nuovo riferimento alla scuola di De Mauro e a tutto l'enorme lavoro che è stato fatto già a partire, no, dai libri di base editi dagli editori riuniti e poi con il settimanale Due Parole e poi con tutto il discorso sui linguaggi specialistici, sulla necessità di educare lo specialista, il tecnico, a una traduzione, manuale di stile, la bolletta dell'Enel, per poi arrivare a casi ancora più delicati come quello effettivamente della comunicazione medico-paziente, educare non solo l'ignorantello, ma anche il tecnico che non ha a disposizione la totalità della varietà del repertorio, perché questa è la questione. Il problema non è accedere alle varietà alte oppure no, ma essere capaci di accedere alla totalità del repertorio e di usare il repertorio, la varietà giusta al momento giusto. Quindi sì, la formazione dei tecnici a una comunicazione che sia non tecnica mi sembra una cosa assolutamente indispensabile. Su questo penso, se ho capito bene, di essere d'accordo completamente con te. Grazie per le risposte. Prego. C'è un'altra mano alzata, Enzo Santilli. Sì. Ciao Paola, intanto grazie per l'intervento. È un argomento che mi interessa molto e di cui so praticamente nulla, quindi magari ti farò una domanda banale. Io vorrei chiederti, premetto che ancora non leggo il tuo libro, me lo sono procurato, è sul cassetto, è sul comodino, prima o poi lo aprirò. Vorrei chiederti qualche riferimento di natura bibliografica, se possibile, anche in grandi linee, su magari anche a beneficio di chi ci ascolta, su studi di natura, se esistono in italiano, perché io non ne conosco, predittivo statistica riguardo appunto il discorso dei politici o comunque dei quotidiani, dei siti web schierati da una parte o dall'altra, perché mi è capitato di leggere un paio di articoli molto belli di McHenry della Lancaster University, in cui lui appunto analizzava agli inizi degli anni 2000 il discorso riguardo gli immigranti o immigrati
di fede islamica negli Stati, in Inghilterra, come queste persone venissero descritte ora dai giornali più liberali, ora più conservatori. E il risultato dell'analisi era abbastanza chiaro, però giustificabile da un punto di vista della rilevanza statistica. E questo penso che ci possa No, ti aiutare. chiedo scusa, non ho capito Sì. questa cosa. Cioè, che vuol dire? Era chiaro, però giustificabile dal punto di vista della rilevanza Nel statistica. senso che il risultato che veniva fuori da questo studio dava dei dati che erano statisticamente significativi, quindi rappresentabili di qualcosa di più ampio, no? Penso che una cosa del genere possa essere, mi correggerei se sbaglio, utile al linguista, no? A capire meglio come orientare il dibattito. In tal senso, ad istruire anche le persone che magari ne sanno di meno, e ti volevo chiedere se sai se c'è qualcuno che magari in Italia si è occupato di queste cose in questo modo. Ecco. Cioè che abbia fatto corpus linguistics essenzialmente su discorsi pubblici in italiano, cose sempre. Allora, non lo so, io ho fatto corpus linguistics sul francese in realtà per ora. E ti posso dire che sì, effettivamente, quindi ti posso parlare della mia ricerca. Poi per l'italiano esistono i lavori di Antonelli che citava Rossana, che non sono lavori però di corpus linguistics. Non mi viene in mente, francamente, lavori in italiano su politici italiani fatti. Aiuto, se qualcuno li conosce lo dica, non c'è, però non mi viene in mente. Ricordo, però non credo che si tratti di corpus linguistics, però sicuramente Giuseppe Paternostro di Palermo ha lavorato sul discorso politico pochi anni fa. Non sono in grado di darti le coordinate esatte perché adesso non lo ricordo, però sono certa che abbia lavorato su dati, non proprio su corpo, ma su dati. Io quello che ti posso dire è che ovviamente questa, insomma, ti posso dire da linguista, proprio da ricercatrice, che tutta questa riflessione contiene una parte importante metodologica e che effettivamente tutto questo lavoro non è possibile, questo lavoro che nel mio libro presento in maniera più impressionistica, se vuoi, ma che nella ricerca faccio appunto usando metodi di estrazione di dati dai corpora e effettivamente i dati si recuperano con qualche cautela, si devono recuperare con qualche cautela legata alla privacy, alle possibilità tecniche di recuperare i dati, dato l'approccio delle piattaforme che diventa sempre più stringente, ma insomma si recuperano grandi basi dati. Noi per esempio abbiamo creato un corpus di discorsi su Twitter della destra francese, 10 personalità della destra francese per 10 anni sui migranti. E su questo abbiamo pubblicato un lavoro e oggettivamente è tutto estremamente interessante perché ci sono proprio a livello metodologico. Proprio nelle statistiche che si possono applicare, delle sfide che vengono proposte da questi dati che hanno la capacità, cioè hanno caratteristiche molto particolari, cioè sono dati prodotti, ma sono anche dati ritrasmessi, ritwittati, ripresi anni dopo e che quindi richiedono che ci siano analisi particolarmente sofisticate che vanno probabilmente proposte, insomma, vanno anche da un punto di vista più matematico definite. Questo stesso corpus lo stiamo creando anche per, cioè un corpus simile, lo stiamo creando anche per l'inglese e per l'italiano, quindi con discorsi della destra per 10 anni. Nella nostra esperienza è stato particolarmente interessante lavorare in questo senso perché si è di fronte a fenomeni di diacronia breve che, data l'accelerazione linguistica che c'è sui social, può
portano, mostrano come certi fenomeni di cambiamento linguistico si diffondono con una rapidità, con delle accelerazioni, delle impennate particolarmente impressionanti. Quindi ecco, ti posso rispondere che, sul fatto che sicuramente è la corpus linguistics l'arma metodologica per affrontare in termini più scientifici e non solo generalmente culturali questi argomenti. Grazie. Grazie a te. Ci sono altre domande? Osservazioni? Io penso che il tuo intervento sarà spunto anche di riflessione con i miei colleghi qua. Io penso che sia valga la pena discutere. Io per esempio mi sento analfabeta in un altro senso, perché mi trovo da poco in un posto al cui dibattito pubblico non sono in grado di partecipare in nessun modo. Una barriera linguistica gigantesca, sto cominciando soltanto adesso ad esplorare posizioni, stile di discorso, una cosa che mi incuriosisce molto personalmente. Spero che questo interesse personale, questa curiosità personale possa diventare un discorso un po' più articolato anche con i colleghi linguisti al dipartimento, per ragionare un po' più pienamente. Diciamo, il tuo intervento oggi è stato preziosissimo, oltre che molto bello. Grazie mille, grazie. Mi ha fatto molto piacere stare con voi e insomma, speriamo che ci saranno altre occasioni, magari dal vivo. Lo spero proprio. Bene, allora. Grazie. Grazie a tutti. Grazie ancora, grazie a tutti quanti. Ti faccio poi avere naturalmente la registrazione di questo incontro a sette giro di posta. Grazie mille. Grazie mille. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Grazie, arrivederci. Arrivederci.